Presente. Comuni, il segretario comunale, ai sensi dell'articolo 19 del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. Quindi tre comuni, tre sindaci, un segretario dovranno organizzarsi volta per decidere se questa settimana si fa qualcosa in più, se si fa qualcosa in meno. Alla luce di questa dinamica che ci proponete, non ci sono certezze. Potete ascoltare e poi se avete qualcosa da dire, la dite qualche ministro. Non ci sono certezze sui giorni di presenza, perché se dice cambierete in base alle esigenze di tre comuni, se le ore si riducono, le esigenze di tre comuni cambiano. E io ho l'esigenza di parlare col segretario, cosa devo fare? Non ho giorni per stabilire, non ho orari per stabilire. Cioè da quello che si legge qui, io ho percepito questo, che tutto è modificabile. Se io ho mal percepito, avrete cura di chiarirmi il mio pensiero. Grazie. Assurdo tutto questo. Comunque per
protezione. Sì. Sappiamo della presenza del vice segretario, ci è stato già detto lo scorso consiglio quando ci è detto la riduzione delle ore, e si è compensata dalla presenza di un vice segretario. E non lo mettiamo in dubbio. Capisco anche la necessità di ridurre quelle che sono le spese, accorpamenti con altri comuni. Sinceramente, ridurci a 12 ore settimanali, poi di perfezione, la segretaria sostituisce la vice segretaria, ma per cui il segretario non c'è, e nemmeno la vice segretaria non abbiamo portato, questo si verifica tranquillamente, no? Ha vinto in voi la volontà di andare a risparmiare qualche euro, qualche centinaio di euro probabilmente al mese, qualche migliaia di euro l'anno, risparmiando in tanti altri settori, riducendoci alla presenza del segretario comunale solo 2 giorni alla settimana. Quindi, come ha detto il facente funzione, meglio, ma chi viene di mattina, noi troveremo il segretario comunale qui. È opportuno che in assenza del segretario comunale voi avete pure di informare i cittadini e anche noi dell'assenza del segretario comunale. Compensate la presenza di un vice, che se io sono per martedì e venerdì c'è e vengo e non c'è, e non c'è nemmeno il vice, è chiaro che l'amministrazione facente funzioni in testa, in difetto. Io vi invito alla massima efficienza ed efficacia, che non è solo un concetto di spesa, ma un concetto di concretezza, e attenzione ai cittadini e anche rispetto a noi. Sono certo che penserete a questo e direte: ma probabilmente ha ragione l'osservazione del consigliere Guido. Di attenzione. Io avrei preferito che le ore rimanessero non 15, almeno 18. Speriamo che prossimamente non ci sia qualche altro comune ad avere altre esigenze e a trovarci ancora ad avere meno ore, perché noi dobbiamo andare incontro come andato incontro prima. Ribadisco quello che ha detto il consigliere Gianluca Teglia, noi siamo amministratori di San Pietro e Lama, non siamo amministratori di Lega, non ci importa. A questo punto il mio voto è stato. Grazie. Ci sono altri commenti? Dai, grazie di voto. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Intendere e coinvolgere i cittadini per quanto attiene
la presenza e protezione delle amministrazioni pubbliche, le aree sportive, le vie, le sale, le strutture iniziative culturali organizzate e patrocinate dall'amministrazione. L'osservazione attiva del progetto di delle amministrazioni pubbliche, eventuale attivazione anche con l'immigrazione di persone pubbliche e sarebbe servizi di emergenza secondo le modalità che saranno fissate dalla Comunità Provinciale. Inoltre, come suggerito dal tenente Esposito, le domande dovranno essere fatte annualmente, per cui gli eventuali cittadini o cittadine che vorranno connessere un po' del loro tempo al servizio della comunità potranno immediatamente fare seguire un iter addestrativo breve fatto dal comandante Esposito e poi verranno immediatamente impiegati. Ci sono interventi? Prego. Buonasera. Allora, diciamo per tutti. Visto il mio interesse all'argomento, ho letto con attenzione il regolamento che ci proponete, con tutte le clausole annesse. Alla luce di questo, essendo un conoscitore dei PUC, che sarebbero i progetti di pubblica utilità legati al reddito di cittadinanza, avrei una grande riflessione da esporre in questa sede. Ascoltatemi con attenzione, è molto interessante. La differenza tra l'ausiliario civico, così come da voi proposto, in questa sede è la figura dell'ausiliario civico inserita nei PUC del reddito di cittadinanza è una differenza sostanziale e significativa. Difatti, quello che proponete a noi è un incarico, virgolettato ovviamente, di cittadino dipendente, in qualunque momento il cittadino ha la facoltà di ritirarsi. Mentre quella che io propongo è gestita dall'amministrazione con tutti i vincoli e le regole del reddito di cittadinanza. Entrando nel dettaglio di mansioni nella quale vari cittadini ci può stare tranquillamente un progetto di pubblica sicurezza dove si può prevedere tranquillamente, devo dire, tranquillamente, la figura dell'ausiliario civico. Senza magheggi. Grazie. Senza magheggi. Senza andare a cercare le cose, vuol dire, e tranquillamente possiamo andare a rinnovare solo andando a pagare le spese dei dinari. Tranquillamente. Grazie. In riferimento a quanto menzionato dal consigliere Deglia, io credo che forse è solo un discorso di tempo, un discorso a scadenza, tra virgolette, quello dell'ausiliario civico, in quanto con i PUC, con il reddito di cittadinanza, c'è l'obbligo per l'amministrazione entro 6 mesi dalla pubblicazione degli atti ufficiali già fatti circa un mese e mezzo fa, di attivare tutti i procedimenti di utilizzo di coloro che usufruiscono del reddito di cittadinanza in mansioni che comprendono anche, comprenderebbero anche questa mansione, rientra in quelle mansioni.
al di là del fatto se adesso sempre là ci sono un numero X di cittadini che usufruiscono del reddito di cittadinanza, sicuramente potevano avere più persone che potrebbero occuparsi di quello in maniera totalmente gratuita per quella che riguarda il bilancio di questa amministrazione. Perché per quanto riguarda l'ausiliario civico ci sono dei limiti delle gestioni e comunque una serie di spese, c'è l'assicurazione, c'è la polizza infortuni, c'è il vestiario, c'è la possibilità che qualunque cittadino impiegato in questa forma di volontariato possa recedere in qualunque momento. Il cittadino invece impiegato in questa forma di attività, se però parlate non ascoltate, io mi interrompo. No, ok, grazie. Il cittadino impiegato in reddito di cittadinanza, prendendo quelle che sono le risorse stabilite dallo Stato centrale, per noi rappresenta una risorsa totale, costante e continuativa per un numero di ore importanti settimanali, senza il concetto di cittadino dipendente o amministrazione dipendente, cioè il cittadino che decide quando smettere, o è un qualcosa di naturale vincolato a delle regole nazionali di diritto al beneficio di questa forma di sostegno. Si parla di 8, da un minimo di 8 alle 16 ore settimanali. Quindi è qualcosa di importante. Quindi si è deciso di togliere il nonno vigile, forse perché nelle ultime, o meglio, l'ultima edizione era andata totalmente in deserto. E andando a creare tanto quella che è la fascia potenzialmente di persone che possono prestare questo servizio, quindi dai 18 ai 75 anni parliamo praticamente di un paese intero che potenzialmente può presentare domanda di volontario di ausiliario civico. Paradossalmente si può arrivare a avere così tante persone che poi non sapremo come impegnare. Perché si nasce prevalentemente in primo luogo per sostituire il nonno vigile, quindi con un obiettivo di un sistema di sicurezza intorno agli alunni delle scuole a livello centrale, cioè delle scuole, e poi in generale per controllare alcuni posti sensibili, diciamo sensibili al degrado, per problemi di loro, come parchi comunali, come magari il comunale, o il botanico, parchi giochi. E la presenza insieme alla polizia locale durante manifestazioni, come si è detto, sagre, feste, patronali e quant'altro. Quindi nel principio è una figura che potenzialmente è utilissima al paese. Riuscirete a sfruttare al meglio i cittadini che si offriranno per questo servizio? Quando ci sarà l'obbligo di far entrare in funzione il meccanismo del reddito di cittadinanza, lo stesso cittadino che magari oggi percepisce il reddito di cittadinanza, potenzialmente impiegabile in un ruolo di ausiliario civico, che a oggi è ausiliario civico per libera scelta, lo diventerebbe per scelta doverosa, visto che si parla comunque di risorse che raggiungono un certo numero di persone, escludendo però coloro che non saranno ritenuti abili a prestare determinate mansioni, come donne in gravidanza, come 65 e persone con determinate disabilità. Ho letto che
oltre ad essere assicurate le spese del comune, faranno anche una visita di idoneità alle spese del comune, alla bestiale delle spese del comune, quindi questo servizio di volontariato presenta delle spese che per esempio il nonno vigile non presentava. Era limitato come raggio d'azione e come platea legata, ma la fascia d'età che poteva parteciparvi. Però il costo era veramente costo zero, quindi non è un costo zero. Perché se qui fanno la domanda 60 cittadini, 50 cittadini, noi dobbiamo assicurare questi cittadini, dobbiamo far fare la visita di unità a questi cittadini, dobbiamo fornire il bestiario, quello che è stabilito dal regolamento, ai cittadini. Infatti voi parlate che bisogna trasmettere l'atto al responsabile del settore economico finanziario per stipulare le polizze assicurative e la copertura contro i furti. Comandante della polizia locale per l'acquisto del materiale necessario all'espletamento del servizio. Più la visita. Per le contraddizioni nel ritardo.
se viene definito un'eccellente iniziativa, poi si comincia a parlare alle poste, non alle poste. Io invito il consigliere Vito a dirigersi alla direzione del Consiglio Comunale, atto per proprio del 9/12/2016, nell'istituzione del Comune. Per quanto attiene invece il discorso che nell'intervento del consigliere di nessuno mette in discussione che vengono di cittadinanza. Sarà sicuramente, come tutte le amministrazioni, coinvolto personale che costruisce la cittadinanza, nelle iniziative e nel percorso stabilito dalla legge, per cui sarà un discorso successivo. Oggi, per lo strutturale ancora, non ci sono le comunicazioni da parte del MIPS. Le commissioni economiche. Questo è della scuola perché già io bisogna interfacciare la legge. Appena queste persone che dovranno dalle 8 alle 16 ore per darmi impiegate come previsto per legge, ma nulla toglie che se ci sono dei cittadini sempre del mondo che vogliono integrare il loro tempo libero nel volontariato, quindi le iniziative che possano essere utili alla cittadinanza, perché togliere questa possibilità? Noi stiamo dando delle possibilità, non stiamo facendo niente che possa incidere nella vita privata dei cittadini, stiamo solamente dicendo noi vogliamo istituire questo, stiamo allargando la platea, stiamo cercando delle persone che hanno conto che nel non vigile non c'è nulla da dire, è andato deserto, perché è andato deserto, ci viene a ricordare, ma comunque non ha dato un esito sperato, quindi noi stiamo comunque cercando di coinvolgere nelle iniziative sociali i cittadini di San Pietro, allargando la platea e potenzialmente innovativo. Questa è stata l'idea dell'amministrazione che è stata messa nello soppiano dal nostro responsabile del Ministero. Quindi, le visite mediche erano previste lì, certificato la linea era prevista qui, la donazione del giornotto era previsto prima di noi, quindi non stiamo facendo niente di eccezionale, stiamo solamente continuando un percorso con qualche iniziativa in più. Questo siamo noi. Grazie. Ci sono altri interventi? No, ci sono altri. Allora, vorrei ribadire che l'idea è solo quella di volontario supporto della polizia locale, il servizio totalmente gratuito. Le spese che ci saranno saranno le stesse di quelle che erano previste per il nostro vigile e se posso aggiungere speriamo che ci siano delle lesioni. Quindi il problema delle troppe lesioni io me lo vorrei successivamente. Poi se ci sarà, se necessario ci saranno ci saranno dei correttivi. Io auspico una collaborazione attiva da parte di volontari e volonterosi per garantire maggiore presenza delle istituzioni sul territorio, in quanto stretti collaboratori selezionati e abilitati allo svolgimento di attività pubbliche. E questa, secondo me, qualora andasse in porto questo progetto, sarà una vera propria risorsa. Se ci sono altri interventi, chi è già di voto? Prego, consigliere Veglia. Allora, giusto per mettere in chiaro un po' le cose, per entrare nel merito della situazione, caro assessore De Leo, dovrò dire che il decreto è attuativo dal
22 ottobre del 2019. Appunto perciò mi sono permesso la briga di andare a vegliare gli amici sparsi su tutto il territorio nazionale, dove già hanno messo in atto questi progetti. Appunto perciò mi sono permesso tranquillamente di andare a portare questo esame in aula. Premesso ciò, non so se sia stato chiaro nel raccontare la differenza, perché un conto è un cittadino dipendente, no? Un incarico da cittadino dipendente, nel senso che, come ho detto prima, in qualunque momento, no? Un cittadino potrebbe avere facoltà, no? Di ritirarsi, mentre quella proposta da lei è diversa, nel senso che l'amministrazione gestisce per quel numero di ore quel tot di persone, e questa è la differenza. Non ho parlato del fatto se non è buono o è buono, il volontariato non basta mai, come si suol dire, però il problema è che si differenzia molto lì. Non so se sono stato chiaro. E la differenza lì è mostruosa. Posso? Comunque, per il mio tempo, voto. Molto perciò, andrò a lavorare a Stella. Grazie. Grazie. Il reddito di cittadinanza sarà attivato
e farà tutt'altra cosa. Non necessariamente andare a portarsi a qualcuno con le fare quello, ma andare ad impiegare un reddito di cittadinanza, un giovane che percepisce un reddito di cittadinanza, per fare del semplice e mero servizio di sorveglianza, che può fare tranquillamente una persona con più età, anziché andare a fare un lavoro per il quale poi il comune ha necessità, impiegando come tanti lavori. Non sono, perché non c'è nulla che vieta, il regolamento non vieta il fatto di andare ad attivare il buco dentro per la 16. Lei non trova che parte, ma questo per fare una determinata teoria di vita. La 16, l'ente cittadinanza, andrà a fare anche altre attività. Lei ne ha trovato da qualche parte qualcosa che vieti questa situazione. Sono perfettamente integrati, non ce ne sono parte. Quindi per dichiarazione di voto, non ci siamo per dichiarazione di voto, sì. Volevo consigliare. Ho ascoltato con attenzione e interesse tutte le dichiarazioni di voto, sia dei miei colleghi che del consigliere. Nell'ultima dichiarazione ho ascoltato più volte l'uso del termine dieta, dieti, dieta, ostativo, non ostativo. Nessuno di noi ha detto che si sta facendo questo, che non si può fare. Noi non contestiamo la delibera di un qualcosa che non si può fare. Stiamo dicendo che siamo già nella possibilità di poter utilizzare un certo numero di cittadini anche per questo servizio, perché è vero che la fascia di gioco 75 anni e fra i fruitori del reddito di cittadinanza abbiamo sicuramente tanti giovani. Poi dovrebbe essere più preciso, perché già io ho 65, io ho cittadinanza, non sono anche voi delle mansioni. Quindi mi si dice potenzialmente il giovane noi lo utilizziamo per un semplice mero servizio di sorveglianza, ma lo utilizziamo per un'altra mansione. Benissimo. Ma nella fascia di gioco 75, io ho 50 anni, io ho 55 anni, io ho 60 anni, posso utilizzare due persone. Quindi noi non contestiamo l'istituzione della figura ausiliario civico. Io parlo per me, assumendo le responsabilità, entro in merito al numero e ai costi basati. L'ho fatto prima e lo ribadisco. L'auspicio che siano tanti a partecipare, però è anche un altro auspicio, che in tempi brevi, brevissimi, rispettando quella che è la legge nazionale, anche qui venga attivato il BUC e il reddito di cittadinanza e che vadano a occuparsi dell'ausiliario civico solo coloro che resteranno al di fuori delle cittadinanze, perché sappiamo che sono integrabili. Un cittadino può soffrire del assegno civico delle cittadinanze se però non supera una certa cifra totale di introito annuale, che dovrebbe essere forse 5.000 euro. Queste cose noi le conosciamo, c'è bisogno di avere la spiegazione dal consigliere. Abbiamo dei punti di vista diversi su un servizio che potenzialmente è utilissimo. Ci auguriamo di servizi. Abbiamo il diritto di manifestare il nostro pensiero. Il nostro pensiero è: quali saranno i costi? Valutate la possibilità di stabilire un tetto. Qualora questo numero di cittadini volontari diventi un numero importante, tale da avere costi importanti. Nonno vigile comunque va con zero domande, ha un costo di 0 euro. Comunque il costo è stato 0 euro. Purtroppo è stato un fallimento, ma è stato 0 euro. Questo, sperando che vada bene, costa.
sarà X. E nel giro di poche settimane e mesi, entrando in vigore anche qui a San Piero in Lama, i V e resi di cittadinanza, una parte di quelle persone potrebbero fare quello tramite il super, quindi non avere più bisogno, per esempio, di la distanza che hanno come fine di impiego di rimettere quelle persone allo stesso servizio, quindi non dobbiamo più fare nuove assicurazioni o altro. Questo è un suggerimento nell'ottica. Nell'ottica dell'efficienza e dell'efficacia come costi e benefici, sempre per quanto riguarda il bene della comunità. Questo punto all'ordine del giorno, in mio modo, vi assicuro. Grazie. Ci sono altre direttamente? Diciamo tutte le osservazioni. Se ritorno almeno l'attività che va a finire.
un poco paradossale in un paese dove abbiamo da oltre un mese attivo il servizio di verde pubblico con una ditta incaricata per 2 anni che paghiamo regolarmente in carico, che prevede senza dubbio lo spaccio dell'erba nel paese, e nonostante questo ad oggi il comune impiega l'operario comunale da diversi giorni, compreso l'altro ieri di Agamonte, per sfacciare l'erba del paese. Tale risorsa lavorativa, l'operario comunale ovviamente, peraltro molto preparato ed efficiente, si potrebbe impiegare in un altro modo, ad esempio per sistemazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale, manutenzione delle macchine. Tutto questo avrebbe forse più senso, visto che per la gestione del verde pubblico paghiamo la ditta incaricata. Quindi potremmo utilizzare in diversa maniera, magari più efficace ed efficiente, le competenze, le forze lavoro a vostra disposizione, compreso gli aventi diritto all'assegno civico, per gestire al meglio la manutenzione del paese, il decoro urbano del paese. Questo dovreste fare. Ma invece, ai più, tutto questo pare come un tentativo, peraltro mal impostato, ma riuscito, di dimostrare che a San Pietroiano tutto funziona bene. Tutto è ordinato, pulito e in decoro. Tutto questo da quando è al timone in facente funzione. Ma, molto male. Non ci siamo noi. I cittadini sono attenti, conoscono il funzionamento del paese e non si fanno abbagliare da questi pseudo specchietti per gli altri. Ascoltate bene. Scusi, consigliere, dell'assegno civico sono parlando. Ho menzionato. Dentro. Ascoltate bene. Dare una sistemata corretta e coerente, nonché funzionale da tutto questo, per l'interesse della cittadinanza, del decoro del paese e della funzionalità dei campi e delle aree verdi. È bene pensare al paese di conoscenza e usare al meglio risorse economiche, pensando che siano tutti noi cittadini. Fatelo al meglio, non così. È giusto che i cittadini sappiano cosa si fa e con quali risorse, comprese quelle della strategia. E quello che dicono gli abbati e le varie braccia, ci pensi, sindaco Mello, e con le pensioni. Sono altri interventi. Prego. Allora rispondo al consigliere di dicendo che questo servizio comunque noi l'abbiamo condiviso le informazioni su servizi di manutenzione e riparazione di marciapiedi, strade, strutture, magazzini, grandi stabili, interferture eccetera, su edifici, strade, eccetera. Di comunali e poi un altro di produzione di settore vale servizi di giardinaggio tra i verdi, marchi, giardini, utilizzati per i punti di immobili, custodia e sorveglianza su impianti per immobili marchi, sempre di comune. Questo qua, la prima tipologia comunque, a sostegno del dipendente comunale, che quanto riguarda il verde, sono cose previste, poi se vengono fatte o non vengono fatte, a discrezione dell'amministrazione, che vuole disporre se c'è in quel momento l'esigenza di andare a pulire un determinato settore che da ragazza, diciamo, non è una zona, settore, zona, diciamo,
cioè quando sono grandi che si impiegano a svolgere le tecnologie di intervento senza disporre l'intervento della città che è, diciamo, in brevissima. Grazie. Altri interventi? Grazie.
magari anche comuni. Viceversa, adesso ci troviamo di fronte a un qualcosa di già pronto che noi dobbiamo, per quello che possiamo, commentare. Il processo della prossima volta saremo convocati. L'intervento dell'assessore dell'Arbona ha ribadito quello che già tutti abbiamo detto, che i lavori in natura tecnica preventiva sono divisi in due luoghi. Cosa abbiamo? Ce l'abbiamo già detto. L'intervento mi sembra che non abbia aggiunto nulla di particolare, se non una cosa, un intervento che ha detto che l'amministrazione può decidere di far fare all'addetto comunale lavori di uno spaccio di erba a discrezione, al di là della presenza di una ditta pagata. Però diamo circa 2.000 euro al mese, euro più euro meno, a una ditta. Non 10 euro, diamo circa 2.000 euro al mese, che comprendono prevalentemente lo spaccio di erba. E quindi sentirmi dire che l'amministrazione decide su discrezione, di dire allora andiamo le gravini, bisogna spendere la ditta e occupate l'anno, sinceramente è un qualcosa che trovo assolutamente fuori luogo. Qualcosa del genere è stato fatto in passato, quest'estate, quando ci sono stati problemi con la ditta precedentemente appaltante, ragione per cui c'è stato l'utilizzo delle risorse a detto comunale e anche di testa per lavori di potatura, perché c'erano problemi con la ditta appaltante. Adesso c'è una ditta con la quale non ci sono problemi. È stato pubblicizzato a tutti che dai primi di ottobre abbiamo una ditta, questa ditta per due anni si dovrà diventare 2.000 euro, 2.000 euro qualcosa al mese. A nostro parere il vento prevalentemente, quasi prettamente, l'erba, lo spaccio, va la ditta. Una scelta dell'amministrazione, questo concetto dell'amministrazione, questa è una scelta degli uffici. Io vado adesso a parlare con l'amministrazione, una scelta. Io sinceramente non condivido, anche perché dall'altro la ditta che si occuperà del verde rispetto alla ditta precedente ha comunque un costo maggiorato rispetto a quella precedente, ha un costo maggiorato. E allora ci fu un consiglio giugno-luglio nel quale si dice aprile, consiglio di aprile, si disse, è vero che ci sono difficoltà in aprile con la ditta che sta lavorando, ci faremo il possibile con le risorse che siamo prettamente ad operare l'addetto comunale anche in quel compito per tutti gli altri. E fatto per qualche giorno, qualcosa di quasi occasionale, perché ad aprile quelle erano le risorse. Da metà ottobre fino a ieri, l'altro ieri, per diversi giorni si è scelto di operare l'addetto comunale in questo. Quindi forse è cambiata la linea dell'amministrazione o è cambiato il concetto di risorsa a disposizione, perché la linea non è più quella. Perché se io in assenza di ditta ho difficoltà con la ditta, faccio tagliare da 2-3 giorni, poi cambia il sistema e la faccio tagliare per 6-7-11 giorni. Perché forse, come dice il consigliere Delia, si deve vedere che adesso è tagliata ovunque ed è tagliata meglio, perché c'è più interesse, c'è più attenzione, non so quali possano essere le motivazioni, ci sono delle differenze evidenti, ma le differenze ci sono perché qualcuno fa qualcosa, perché qualcuno è inviato a fare qualcosa che prima non era inviato a fare. Quindi l'appalto con la ditta prevede che lo spaccio d'erba si fa faccia quando si può fare, altrimenti se ne prende carico il comune. Allora è giustificato questo, è giustificato, diciamo, anche se noi paghiamo una cifra diversa, nell'appalto c'è scritto tagliare l'erba una volta l'anno in tutto il paese. Quindi le rimanenti volte due non dobbiamo impiegare le risorse, che magari è la detto una, allora è giustificato questo, non sarebbe giustificato il fatto che la spesa è passata da circa 1.500 euro al mese a circa 2.000 euro al mese. E su questo discorso, certamente avremo modo nei prossimi giorni e settimane di avere a
ufficiali dall'ufficio competente che ha inviato per più giorni e continua a inviare l'addetto comunale a quel servizio delle motivazioni ufficiali che poi confronteremo con quello che è stato l'appalto, con quello che sono i costi, verificheremo se tutto questo ha un senso oppure se probabilmente non ha un senso, perché tutti sappiamo quella che è la condizione del paese da quando l'amministrazione in questi quasi 4 anni è riferimento innanzitutto allo sfalcio dell'erba e adesso le cose sono cambiate. Quindi c'è qualcosa che non conosciamo probabilmente e alzi alla mano la conosceremo e allora a quel punto sapremo cose che non sapevamo, diciamo che ci sono documenti che non abbiamo mai letto, ci sono scelte che non conoscevamo e quindi quello che prima era impossibile adesso è possibile. Per quanto riguarda la scelta di ridurre nel punto B le ore da 150 a 180 a 20-80, questa, a parer mio, è paragonabile a un'elemosina. Io, una persona alla quale che facevo lavorare per 150-180 euro potenzialmente, 150-180 ore potenzialmente, ne propongo 20 in 3 mesi, 7 ore scarse al mese. Cosa c'è di civico questo? Non c'è niente di civico. Civico c'è solo il nome, una persona che me la fa lavorare in 3 mesi, 20 ore, in 3 mesi, 20 ore, non c'è niente di civico, niente. Dove sta la divinità in questi procedimenti? Mi viene da sorridere, deve facendo funzione, anche a me viene da sorridere quando vedo questi atti e ci proponete. Io lo sto finito, sto guardando, non c'ho 20 minuti. Visto che mentre parlo sorride, io ho il diritto di dire che sta sorridendo. Forse sta pensando alle cose che ci proponete, quindi devi venire a ridere. Secondo noi non ha senso proprio, non ha senso. E qual è il prezzo di questo? Qual è? Quello che se io in graduatoria ho X persone per l'assegno civico, col discorso 150-180 ore riesco a collocarne 2, 3, 4, 5 l'anno, con le 20-80 ore le colloco potenzialmente tutte. Ma con che introiti? Cioè se queste persone sono in grado di essere giudicate, vuol dire che hanno delle grandi esigenze. Si può capire una riduzione, ma qui in alcuni casi è quasi un azzeramento. Per dire io così raggiungo tutti e accontento tutti, allora quello che stava a 0 ore per prende 20 è un minimo, quello che faceva 150 passa a 20, quello che da 180 passa a 80, cosa dovrebbe dire? Ma così accontentiamo tutti. Questa è una scelta politica, mostra che la modifica di questo regolamento è in testa a questa modifica, c'è il facente funzione meglio. E in un'ipotetica conferenza di capigruppo che andava convocata avrei detto le stesse cose, che non si può condividere assolutamente, sia perché è unilaterale, non si possono condividere i contenuti, si può condividere la suddivisione dei lavori dietro indicazione del medico legale in due sottocategorie, ma non la riduzione massiva del monte ore del singolo cittadino. E l'aver fatto questo da soli. Nei precedenti interventi si parlava di, si auspica collaborazione e partecipazione dei cittadini. Qui ci sono i rappresentanti di tutti i cittadini, compresi noi. Quindi, quando io chiedo ai cittadini collaborazione, lo chiedo potenzialmente anche ai cittadini che hanno dato il consenso a noi. E tutti, lei per primo deve rispetto a quei cittadini. E come deve lo rispetto? Seguendo le regole, quindi avrebbe dovuto convocarmi per la conferenza. Comunque fosse andato, mi convocava la conferenza della regola, ma non l'ha fatto, quindi non ha rispettato quelle che sono le regole.
agi in maniera unilaterale non corretta. Quindi non ha rispettato quelle che sono. Se non mi ascolto mi parlo. La manutenzione e la pulizia delle terre,
delle vicinanze degli edifici, delle strutture pubbliche, dei cimiteri, dei luoghi di particolare pregio storico architettonico, lungo le strade del paese, così come stabilito dal decreto governativo. O come anche, come detto prima, un progetto di cittadinanza in sicurezza. Un altro di cittadinanza sociale, un servizio che comprende l'assistenza domiciliare agli anziani e alle fasce deboli della popolazione, per un sostegno nello svolgimento delle mansioni quotidiane. Mi chiedo perché non si riesca a pensare oltre, chiamiamola, come volevo dire, l'ancetta dell'assegno civico, che addirittura oggi avete avuto la brillante idea di adattare a tutti gli aventi diritto. Adesso a proposito delle elezioni, attraverso la riduzione del numero delle ore totali, in modo che questa somma già esigua si trasfiguri per diventare una somma paragonabile ad un'offerta. Ma oggi mi sento di poter affermare, fieramente aggiungo, quest'idea dietrologica di pescare nel bisogno, nel mare del bisogno delle persone. Ai nostri cittadini bisognosi ci ha pensato già lo Stato. Mi chiedo a cosa può più servire l'assegno civico oramai se non allo sviluppo dei soli lavori pesanti. Richiamando il punto 1 in riferimento a quello che diceva prima l'assessore del lavoro. Abbiamo l'opportunità di allargare il raggio d'azione attraverso i buchi del reddito di cittadinanza che consentono, ripeto a dire, ai comuni di utilizzare persone già pagate dallo Stato che costerebbero al comune solo la stipula di un'assicurazione di crediti in cambio di diverse ore di impegno e precisamente, come pensate, dalle 8 alle 16 ore settimanali. Abbiamo il dovere di puntare su questi cittadini, dando loro oltretutto la possibilità di sentirsi utili per la comunità. Per questo voterò contrario. Grazie. Altri dietro di volo? Prego. Notiamo che farei dentro un altro ausiliario civico, assegno civico, sicuramente uscirà qualcosa di mesi, settimane, per dire abbiamo fatto quest'altro, abbiamo fatto questo, quando, come diceva il collega Lenia, sono decreti ministeriali che avrete accolto con una scadenza, un tetto massimo di 6 mesi dovrà essere attuato, questo non significa che non può essere fatto tra 10-15 giorni. Perché non conviene né a noi né a nessuno.
una persona che ha diritto all'assegno civico dovrebbe accontentarsi della miseria e non lavorare per il reddito di cittadinanza, che è una misura diversa. E questo ci dovrebbe, e noi è fumo negli occhi, ma è fumo negli occhi di quello che dà pure fastidio, perché voglio dire è fatto male e non possiamo votare delle proprietà in questo modo, è chiaro che dobbiamo votare il contrario. Penso che sia detto abbastanza, ringrazio l'assessore della buona perché è stato esaustivo nel rappresentare la modifica. Voglio rassicurare a tutti che i diritti saranno sottoposti a visita medico preventiva e come sempre è già stato fatto, saranno dotati di dispositivi di protezione individuale. Accetto il suggerimento del consigliere Delia e sarò io in prima persona a vigilare che questi dispositivi che vengono consegnati ai clienti siano indossati durante l'attività. Passiamo a questa settimana agli altri. Sono contento di questa sua dichiarazione, almeno rimane agli altri. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Aspettiamo qui. Passiamo al successivo punto dell'ordine del giorno. Interpellanza del consigliere Mimmo Nicolini, Guido Delia. Chiedo scusa alla Presidente, giusto per avanzare, perché devo andare via. Grazie. Nell'ultimo anno sono stati obbligati a proporre una marca da bollo
Questa è la seconda l'assessore del vero, poi l'assessore del vero. Grazie, signora. Prima di rispondere alla domanda posta dai consiglieri che si mandati, vorrei dire che l'amministrazione veramente lo risparmia. Il fatto che il comandante della polizia sta solo recentemente a parlare di merito con la polizia non risposta di violenza. Quindi, prima di rispondere l'interpellanza, consigliere di rimandare di consentire due o tre considerazioni. L'amministrazione è veramente soddisfatta della decisione che il comandante della polizia locale tenente, pur nella necessità e nel contesto di interpretazione della norma, abbia deciso di dare disposizione al personale preposto al ricevimento delle istanze di non richiedere la mano della nel periodo per il quale ho ricoperto il duplice ruolo di assessore responsabile della polizia locale, non ho mai dato disposizioni scritte o orali al personale della mia dipendenza affinché venisse richiesto di applicazione della marca da lavoro alle richieste di ammissione di manifesti di qualsiasi genere. Ho chiesto spiegazioni fidandomi dell'autorevole parere del personale in corso della polizia locale, in un settore direttivo di sei e un istruttore amministrativo per le crescite. Senza polemica, informo i firmatari che l'imposto di voto non è una tassa che un introito è al comune, che un introito è privato. Pertanto, chi è tenesse di essere aver versato indebitamente questa tassa dovrebbe ricorrere alle regole. Anche di lavoro si vuole mai. Assessore Leo, anche noi siamo soddisfatti che non ci sia più una manca da fondo. Voi ricordate il fatto che non è una tassa che entra nelle casse comunali, quindi non conta nemmeno il beneficio alle casse comunali, non conta degli stati. Grazie.
Dopo 10 giorni esatti il tempo stimato, mi consegnano gli atti. Adesso devo dire che ho la certezza in una nota della polizia locale si riscontra che lei in data 5-6-2019 consultava assessore del regione, consultava telefonicamente lo scrivente Marciano Tedesco, segnalando la presenza di materiale in esposizione non autorizzato. Certo. Consigliere, se posso un attimo fermare, lei dovrebbe replicare alla risposta che gli è stata data. Sì, ma certi che c'è un specifica destinazione d'uso del locale sito in via Militare,
la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza con la relativa testata di informazione degli addetti all'emergenza e primo soccorso. Attestati di addetta formazione e addestramento dei lavoratori e consegna dei tutti, copia di attestazione della nomina di RSCP con requisiti abilitanti, nomina del medico competente con giudizi di idoneità e cartella sanitaria di rischio, copia dei verbali delle eventuali riunioni periodiche. Il gruppo consigliato siamo a Centro dell'Anno interviene del sito centro di funzione per sapere se ad oggi l'amministrazione è in possesso della documentazione richiesta dall'ASL, se la documentazione è stata consegnata all'ASL nei termini temporali indicati nel verbale. Nel caso ciò non fosse avvenuto in tali termini, si chiede il motivo ufficiale del ritardo e in quale data definitiva sono stati consegnati. Per quale motivo ufficiale è stata spostata la sede dei servizi di polizia locale presso la sede del comunale? Ricordiamo che il 1.10 di 2019 fu consegnato. Grazie. Il motivo dello spostamento della sede è dovuto alla riorganizzazione del servizio alla luce delle indicazioni fornite dalle risultate della polizia locale, ovviamente, con questo tenuto conto dell'assegnazione part-time di personale amministrativo il quale svolge prevalentemente attività nella casa comunale. Cita
che c'era stato già un sopralluogo nei mesi precedenti e che l'8 maggio preventivo acquisito per il lavoro, protocollo 370, l'8 maggio. L'8 maggio c'era già un preventivo per fare lavoro in sospensione dell'aria, quindi preparare queste porte. L'1 luglio arriva l'ASL e le porte sono non utilizzabili in maniera corretta. Il lavoro viene fatto in settembre, perché la patronazione della ditta del 12 settembre e la ditta grosso modo fattura in prossimità dei lavori, poco dopo la lavori. Quindi a maggio c'è già un preventivo, il sopralluogo è stato fatto ad aprile, a luglio è il palazzo, ripariamo la porta a settembre, quando abbiamo deciso già che il 9 settembre i vigili li spostiamo a luglio. Cioè questa è roba lunga, è scherzo a parte. Cioè voi decidete di spostare la sede, comunque sistemate le porte. Cioè proprio che si fanno? Cioè non ridere di se stessi, cioè voi come fate a ridere di voi stessi? Non lo so sinceramente. Non si possono impiegare 4 mesi carte alla mano, non possiamo impiegare 4 mesi per sostituire dei telai delle porte, signori, 4 mesi. E poi investire una cifra che è quasi di 1000 euro per riparare l'accesso delle porte di un ufficio che non si usa più. Perché adesso avete detto che sono stati trasferiti a livello burocratico, organizzativo e anche a livello funzionale e igienico sanitario per chi ci lavora, per chi fruisce del servizio. A quel punto perché avete fatto il lavoro? Visto le lungaggini, vista la richiesta del comandante da voi avallata, a questo punto il lavoro non lo facevate più. Non avete fatto il lavoro a ufficio o poco prima che chiudesse, o forse ufficio chiuso. Non so sinceramente dove siete, decide se doveva fare la prossima volta. Allora facciamo sopra loro un preventivo, aspettiamo che passino 6 mesi, 5, 8, ma come accade per tanti lavori in questo paese, con tanti lavori forse, poi facciamo comunque. Sinceramente, i soldi dei cittadini in questa maniera non vanno utilizzati, perché è evidente che non è corretto come modalità. Avremo risparmio perché la prestazione dei polizie dell'ufficio della polizia locale, i soldi che investivamo ogni anno per quell'ufficio non li investiremo più. E di conseguenza il personale della polizia locale e amministrativo che lavorerà presso questa sede probabilmente lavorerà in condizioni migliori. Il problema è che ci avete messo tanto a raggiungere questa condizione. Forse c'era la necessità che arrivasse un nuovo comandante e che arrivasse un'ispezione dell'ASL per fare quello che forse andava fatto un anno prima o 2 anni prima. Carte alla mano, carte alla mano, sì. Purtroppo pare che sia così. Purtroppo. Grazie.